Brune e Cialle. Per il calcio d'inizio aspettiamo ancora qualche istante e poi adesso si può andare con il Chievo che gioca il suo primo pallone, che viene però fermato da Maggio. Riconquista la palla il Napoli con Zuniga, molto arretrato nel frangente. Ancora sì, così è infatti. Verso Moscardelli, difende il pallone, prova a girarsi. Attenzione, traversone profondo in aria, attenzione, ancora una volta Sarto. Ancora il Lucchetto palermitano a cercare Amsic. C'è spazio, può andare, prova a galoppare, poi serve Zuniga. Si gira bene, attenzione Zuniga, carica il destro, ribattuto, in area di rigore, si salva il Chievo. Ancora una volta Mariano Bogliasino, Tom Tom, effettua il traversone, poi il rilancio del Napoli, attenzione, la girata al lato di poco. Dopo parte il Chievo con Pellissier, si allarga intanto Bogliasino, Moscardelli che riceve in area di rigore, su di lui c'è Cannavaro, chiudiamolo, 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 chiudiamolo! Perché me lo guardate? Chiudiamolo! Vantaggio regalato al Chievo. Moscardelli ha avuto tutto il tempo di mirare la porta dopo aver controllato il pallone e di segnare l'1-0 quando siamo al 20° minuto del primo tempo e quindi dopo 415 minuti si interrompe l'imbattibilità di Morgan De Santis. Certo, segnato un gran gol Moscardelli, però Cannavaro sei lì, non guardartelo. Recupera bene De Dossena, avanti, avanti, avanti Napoli, ecco di nuovo Amsic a tu per tu con Andreolli, dentro per Dossena, mettila in mezzo, traversone, sotto porta, attenzione Zuniga, Zuniga il colpo di tacco, non c'è nessuno. Cannavaro, che cos'hai stasera, che cos'hai Paolo stasera, non ne sta indovinando una. Mandelli ci prova col destro, la parata comoda di De Santis. Rilancio profondo di Mantovani, attenzione Pellissier, esce De Santis, attenzione Moscardelli, fortunatamente buca il pallone, poi Dossena gli regala ancora un pallone agli avversari. Lancio lungo, cercare ancora Amsic, hai spazio, può andare. Ma che, attenzione Cavani! Mamma mia, che peccato, Nicconi lo allontana, scivola pazienza, Bogliasino allarga per Moscardelli, attenzione, attenzione, diagonale direttamente fuori. Aronica, troppi, allontana di forza adesso, lo stop di Sardo, mamma mia cosa gli fanno fare, ma cosa gli fanno fare, però ha fermato il gioco l'arbitro, fortunatamente, o no, è gol o no, vedo l'arbitro ancora lì, è gol, non volevo credere ai miei occhi, invece è proprio gol. Cosa gli hanno fatto fare a Sardo? Mi sembrava Iniesta Sardo con quella penetrazione centrale. Raddoppio del Chievo quando siamo al quinto minuto del secondo tempo. Gol del napoletano Sardo. Ma mi piace farvi rivedere quello che ha. Guardate qui, lo stop di petto, poi entra dritto. Cannavaro se lo guarda e lui poi sull'uscita di De Santis. Ma che deve fare De Santis? Se l'è trovato davanti. Sono centrali perché il Napoli diventa forte così. Intanto un traversone termina direttamente tra lì che è rimasto a proteggere la sua squadra. Sventaglia lungo per Pellissier. Prova il sinistro all'alto. Che sguscia all'immenso. Costante. C'è il buon ritorno di Maggio, attenzione Cannavaro! Pellissier al lato, ma non tiene palla con Pellissier. Si sta facendo proprio il gioco di chi sbaglia di più. Si presenta anche Maggio in aria, Cavani per pazienza, ancora Amsic, provaci! E la parata di Sorrentino. Sosa per Lucarelli. Vediamo se c'è lo spunto, vai Sosa, vai Sosa, vai, vai Principito, allarga bene per Cavani, no, il fuorigioco. Segnalazione da parte dell'assistente Ghiandai per il fuorigioco di Cavani. Vediamo se è così, forse gliel'ha data con un istante di ritardo, sì.
proprio quell'istante fatale. Lamsic provava a penetrare, provaci, ogni tanto provaci. Maggio prepara il destro, sotto porta, di testa fuori Cavallo. Ancora Maggio, mettila in mezzo. Attenzione Dumitru, colpo di tacco, ma tira! Tira! E anche un rimpallo favorevole. Intanto da quest'altra parte, scatta Moscardelli. Lo tiene Aronica. Moscardelli apre per Pellissier. Mamma mia, stavolta Cannavaro ci ha messo la pezza, poi Moscardelli calcia all'aria. Sosa per Cavani, di prima intenzione su Dossena, attenzione Dumitru, Dumitru per Cavani, prova il destro, la parata di Sorrenti, Pellissier, sopraggiunge anche Constant, attenzione Constant in aria, mamma mia, e meno male che c'è Moscardelli, meno male, pazienza, ancora Sosa, cerca lo spunto, contrasto, Cavani chiuso. Aronica, niente, e anche lo sfizio di un tiro almeno alla fine, si va negli spogliatoi, si torna a casa con un punteggio pesante, 2-0 qui a Verona contro il Chievo, non se l'aspettava nessuno, delusi chiaramente i 3.000 tifosi del Napoli arrivati qui al Bentegodi nella speranza che il Napoli centrasse la settima vittoria in trasferta che desse inseguimento soprattutto al Milan, così da affiancare. Non è stato così, guardiamo avanti e difendiamo la posizione che noi vogliamo, quella in zona Champions, intanto Supersport.